cominciamo. Partiamo a spiegare che cos'è Git, da un breve esempio. Allora, supponiamo di avere un progetto che sta funzionando bene, abbiamo uno stato che funziona, vogliamo fare una modifica senza rischiare di perdere quello stato di funzionamento, comunque avere sempre uno stato da cui ripartire se si rompe qualcosa. Possiamo iniziare a copiare le cartelle in questa maniera, dandogli, non lo so, un underscore, okay, non lo so, old, trattino old, trattino old. Stessa cosa con i file, se si fanno entrambi si finisce con un casino e non si ritroverà più niente. Diciamo che credo almeno tutti una volta sarà capitato di fare una cosa del genere. Non è molto comodo poi andare a ritrovare delle modifiche magari. In particolare se vogliamo andare a ritrovare, comunque a ripristinare il progetto in una specifica configurazione, un specifico momento nel tempo. Se vogliamo andare a controllare la versione, non lo so, di un file, come era in un preciso momento, appunto. Se vogliamo ripristinarne uno che abbiamo cancellato per sbaglio, oppure se semplicemente vogliamo collaborare con altre persone, visto che non credo che passarsi cartelle compresse di codice sorgente sia un grande modo per collaborare. Quindi si può aggiungere all'equazione dei software per controllare le versioni. VCS, Version Control System, servono appunto per tenere traccia di tutte le modifiche fatte ai file durante il progetto comunque. Git è uno di questi, ma non è l'unico. Ce ne sono altri come Fossil, Mercurial che utilizzava Mozilla, se non sbaglio, e Subversion, che però non sono minimamente utilizzati come Git. Infatti, perché ci focalizziamo su imparare che cos'è Git? Parte credo che per ingegneria del software serva per forza, però comunque Git è prima di tutto il version control system più utilizzato. Molti tool come IDE hanno già delle integrazioni con Git per fare anche cose workflow più avanzati come CI e CD. Il mondo open source ne fa estremo uso. Comunque sono abbastanza sicuro che tutti sappiate che cosa siano almeno GitLab o GitHub. E piccolo fun fact, Git nasce apposta per facilitare lo sviluppo del kernel Linux. E quindi è... è un piccolo fun fact interessante. E queste stesse slide sono state versionate con Git e ci ha aiutato a collaborare e a sistemarle come dovrebbero essere. Comunque. Un'ultima cosa, Git rispetto ad altri version control systems è distribuito. Questo vuol dire che non ha bisogno di un server centrale su cui basarsi per tutte le operazioni sul progetto, sulla repository, e questo permette anche di lavorare ognuno su una propria copia locale del progetto in maniera anche indipendente. Generalmente verrà utilizzato comunque in maniera centralizzata, nel senso che ci si appoggerà magari a un server di hosting, però ti permette di essere anche molto più flessibile. Comunque non è qualcosa che vedremo oggi, però è interessante da introdurre. Detto questo, cominciamo. Parliamo di che cos'è una repository. Possiamo pensare a una repository come un archivio di tutte le modifiche che abbiamo fatto appunto al nostro progetto. Questo prende la... cioè una repository di Git viene inizializzata in una cartella che diciamo appunto a Git di versionare. E questo archivio qui prende la forma di una cartella nascosta, .git, che appunto contiene tutti i file che servono a Git per funzionare correttamente. Per ovvi motivi non cancellate questa cartella, perché sennò vi perdete tutti i progressi. Com'è che si salvano delle modifiche su questa cartella, cioè su questo archivio? Ogni volta che vogliamo fare una modifica, diciamo a Git di fare praticamente uno snapshot, una foto, dello stato corrente del progetto. Una cosa del genere. In cui c'è un
in questo caso, prima versione con tre file, poi la file B, file C, poi una seconda versione in cui ne cambia magari solo due, e B rimane costante, cioè rimane uguale, e versione 3, eccetera, che avranno altri cambiamenti, comunque vedete che ogni versione scandisce delle modifiche che vengono fatte ai file. Questi snapshot, queste versioni, sono chiamati commit. E appunto un commit è uno snapshot che ha dei metadati allegati appunto a questo snapshot. Un autore, una data di commit, un commento, un hash che è praticamente una stringa che identifica in maniera univoca il commit, e anche l'hash del commit precedente. Questo perché su Git la history della repository viene organizzata come una catena. Ogni commit va a riferirsi al commit precedente, come una sorta di linked list, se vi ricordate da Informatica 1. E questo appunto rappresenta la history. C'è inoltre una cosa da chiarire velocemente, la staging area. Che cosa serve? Praticamente quando, lo vedremo tra poco, ma quando andiamo a committare delle modifiche, dobbiamo prima dire cosa vogliamo includere nel commit, che modifiche andare ad includere. Quindi possiamo pensare la staging area come una sorta di container virtuale in cui appunto si vanno a mettere tutte le modifiche che vogliamo committare. Questo procedimento è necessario seguirlo anche quando si creano nuovi file possiamo vederli come una sorta di modifica dello stato corrente del progetto, quindi anche questi per essere tracciati da Git devono essere prima aggiunti alla staging area per poi essere committati e versionati. Quindi vediamo nel pratico come creare una repo e fare un commit. Prima di tutto installare Git per le principali distribuzioni di Linux. Questi sono i comandi, la package manager per Windows e macOS. C'è un link appunto alla guida ufficiale. Vi consiglierei non di farlo qui per problemi di stabilità di internet. Comunque potete seguire le demo che faremo e probabilmente le caricheremo anche sul nostro GitLab. Git di per sé non è un programma grafico, è un programma riga di comando. Ci sono molte integrazioni IDE, eccetera, come abbiamo detto, ma oggi ci andremo a... lo vedremo soltanto da riga di comando. E come funziona è che per eseguire delle operazioni su Git si esegue Git con un suo comando ed eventuali altri argomenti. Per prima cosa dobbiamo dire a Git chi siamo per poter appunto dire qual è l'autore di un commit. Questo consiste nel settare due variabili di fatto. Il nostro username, che nel vostro caso suppongo debba essere nome e cognome, ma può essere qualsiasi cosa. Stessa cosa anche per l'email. E questo si fa con il comando config. User.name, user.email. Serve la flag meno global perché andrà ad applicare questa impostazione all'utente corrente che utilizza il programma, mentre local, ad esempio, va a includere la modifica soltanto per il progetto in cui siamo in questo momento. Quindi, come si crea una repository? Possiamo creare una repository con git init. Andiamo in una cartella che vogliamo iniziare a versionare e utilizziamo il comando git init. Vedremo un output più o meno simile che ci dice appunto che abbiamo inizializzato la nostra repository. Un comando utile per vedere in che stato è la repository, che file ci sono, che modifiche sono state fatte ai file, comunque quali file sono stati modificati, git status, che appunto mostra informazioni generali sulla repository. Nel nostro caso,
non avendo ancora niente nella repository, supponendo di averla inizializzata in una cartella vuota, vedremo un output del genere. Su branch master non ci sono commit, non c'è niente da fare, non niente da committare. In casi un pochino più complicati potremmo vedere un output del genere, dove la sezione changes to be committed indica tutte le modifiche che abbiamo incluso nella staging area e quindi che vogliamo committare, che sono pronte per essere committate. Changes not staged for commit, ovvero tutte le modifiche che sono state fatte ai file dopo l'ultimo commit, ma che non sono state messe in staging area, magari non sono pronte, ma comunque ci si sta lavorando. E untracked files, che appunto sono quei file di cui Git non, che Git non conosce. Questo perché non li abbiamo mai aggiunti la prima volta alla staging area dopo averli creati. E, oltre a questo, mostra anche dei piccoli aiuti su che azioni tipiche da fare in questi casi, comunque possono essere molto utili. Quindi, abbiamo fatto delle modifiche e vogliamo iniziare a committarle. Prima vanno aggiunte alla staging area. Questo può essere fatto con git add. Quindi abbiamo dei file, abbiamo modificati, git add e poi un elenco separato da spazi di, dei file, per esempio. In questo caso qua abbiamo creato due file, nel nostro esempio, e li stiamo aggiungendo, li stiamo dicendo a git della loro esistenza e che vogliamo iniziare a versionarli. Una piccola cosa è che di fatto non andiamo ad aggiungere un file alla staging area, non è che spostiamo il file da qualche parte. La staging area è un'astrazione di git per dire ok, ci sono dei delle modifiche di cui devo tenere traccia, ma git non lo fa in automatico, git non è che va a registrare queste modifiche da solo, deve essere sempre l'utente a specificare che cosa deve essere registrato in che sostanza. Comunque, gestire come bisogna assemblare il commit e che modifiche vanno incluse nel commit. Quindi, nel nostro caso, abbiamo aggiunto questi due file, li abbiamo creati, siamo pronti a committarli. Per quella ragione che vi ho detto prima, visto che aggiungiamo delle modifiche, se dopo aver aggiunto dei file alla staging area li modifichiamo ulteriormente, dovranno essere di nuovo aggiunti alla staging area. Appunto, come ho detto, Git non tiene automaticamente traccia delle modifiche fatte ai file. Se noi diciamo a Git che il file è in questo stato, dobbiamo ridire a Git che il file è cambiato. Quindi, una volta preparata la staging area, possiamo committare. Git commit e andrà ad aprire un editor di testo con un file su cui bisogna scrivere il commento. Generalmente credo su Windows comunque sia Vim, l'editor di default. Se vi trovate che non riuscite a uscire dall'editor è 2.q, mi raccomando, oppure potete staccare la batteria al computer, funziona anche quello. bene, questo è il file che viene fuori in questo caso. C'è una riga bianca e poi ci sono delle righe che cominciano con un cancelletto. Queste, appunto, come descritto dal messaggio, saranno ignorate, sono dei commenti. E appunto questi commenti qua che Git aggiunge sono molto utili per controllare che cosa si sta per aggiungere in un commit. Di fatto è Git status che vi viene mostrato sotto forma di commento. Ed è molto utile appunto per controllare che stiate aggiungendo tutto, che non stiate aggiungendo troppo. Quindi nella prima riga possiamo iniziare a scrivere un commento. Una cosa di questo tipo, per esempio, visto che stiamo dicendo a Git che abbiamo creato dei file che non c'erano prima. Ci sono delle guidelines su come andare a organizzare i commit. Diciamo che per oggi va bene anche un commit di questo genere, senza particolari regole, però generalmente è buona norma tenere d'occhio queste guidelines per i messaggi.
Una volta fatto, salviamo il file, bisogna salvarlo, e poi si chiude l'editor e ci ritroveremo di fronte a un output, così. Comunque, una cosa simile, in cui ci verrà specificato il nostro messaggio di commit, ci verranno detti appunto il tipo di modifiche che vengono fatte, e viene anche mostrato questo, che è l'hash troncato del commit che abbiamo appena creato. In molti casi, cioè in generale, basta semplicemente la prima parte dell'hash per riferirsi a un commit. Però, ora come vedremo, c'è un modo di reperire appunto l'hash completo, in caso ne abbiamo bisogno. Vedremo dopo dei comandi che lo necessitano. Questo hash appunto è una sorta di ID del commit, lo identificano in maniera univoca. Si può fare un commit anche senza andare ad aprire un editor di testo, con la frag -m e dandogli una stringa da riga di comando. Questo però non è molto consigliato, perlomeno da noi, queste prime volte che magari vi interfacciate con Git, perché non vi dovreste ricordare voi ogni volta di controllare che cosa state includendo nel commit. Potreste includere magari delle cose che non volevate, eccetera, come vi dicevo prima. È molto utile avere lo stato della repository che vi viene messo mentre state per committare. Però è un'opzione, si può fare. Sì. Di fatto puoi creare un commit, puoi dargli un messaggio direttamente dalla riga di comando, senza aprire un editor di testo, perché con git commit normale, di fatto, vai ad aprire un editor di testo con lo status che viene commentato e poi nella prima riga dove scrivi il commento. Puoi skippare il passaggio di aprire l'editor di testo, così di fatti. Però devi controllare manualmente che il commit sia come vuoi effettivamente farlo. Quindi, avendo fatto questo primo commit, possiamo andare a vedere i metadati con git log. Vediamo, appunto, l'hash completo del commit, l'indicazione di master, che vedremo dopo essere un branch, l'autore, la data e poi il commento che gli abbiamo dato. Generalmente, anche qua, vi viene aperto un'applicazione chiamata Pager, può essere Bless, probabilmente. Per uscire potete premere Q. Quindi, ora magari abbiamo fatto una lunga catena di commit, vogliamo ritornare ad un punto precedente della nostra history. Ci sono due modi diversi, oggi ne vedremo uno che è un pochino più distruttivo, di fatto con git reset, che va a fare un rollback del progetto ad un commit particolare, cancellando tutti quelli successivi. La sintassi è molto semplice, git reset e poi l'hash del commit. Come dicevo prima, si può utilizzare sia l'hash troncato che quello completo che trovate in git log. Ci sono modi più convenienti di riferirsi a degli hash, però non li vedremo oggi perché richiedono un pochino più di spiegazione. C'è anche un... Senza flag, di fatto, cosa va a fare il reset? Tiene comunque tutte le modifiche che abbiamo fatto ai file, va a togliere tutte le modifiche che abbiamo messo in staging area e va a cancellare i commit, appunto, i commit successivi a quello che abbiamo specificato. Di fatto ci riporta allo stato del commit che abbiamo specificato. Questo significa che i contenuti dei file non cambieranno, saranno esattamente gli stessi, però vengono cancellati tutti i commit successivi. C'è un'opzione ancora più distruttiva, con meno hard, che va non solo a cancellare i commit come prima, ma va a cancellare anche tutte le modifiche che non abbiamo
tutte le modifiche in generale, come può essere quelle non committate o anche gli stati precedenti dei file. Vedremo dopo nella demo quali sono le differenze tra questi due comandi. Di fatto git reset meno hard va a pulire tutta la repository dopo il commit che abbiamo fatto, cioè dopo il commit che gli abbiamo specificato. Chiaramente converrebbe utilizzare questa opzione con parsimonia, perché rischiate di perdere del lavoro e quindi appunto fatene un uso parsimonioso. Quindi vediamo ora una piccola demo su come creare una repository e fare dei commit. Allora, perdonatemi per la semplicità delle demo che vi sto per presentare, ma di fatto bastano comunque per spiegarvi il funzionamento di Git. Allora, qua abbiamo un file, kernel.config, è uno script che di fatto va a stampare un file sullo schermo. Vogliamo iniziare a versionarlo. Possiamo utilizzare git init. Come dicevo prima, vediamo che è stata inizializzata una repository in questa cartella. Con git status possiamo vedere appunto che git riconosce che c'è un file che non ha mai visto. Oddio, non è un po' troppo grande. Vabbè, devo rimpicciolire un pochino, mi sa. Diciamo che così va bene? Si vede dietro? No? Così? Si vede. Ok, vabbè. Allora, quindi git status, vediamo che c'è quel file appunto di cui git non ha in archivio. Possiamo andare ad aggiungerlo in staging area. E se ricontrolliamo con git status, appunto vediamo changes to be committed, new file. Stiamo dicendo a git l'esistenza di un nuovo file e lo stiamo per committare. A questo punto possiamo committarlo. Vedete, si apre un editor con quello che è l'output di git status che abbiamo appena visto. E qua possiamo scrivere un messaggio come create first file. Oppure, non lo so, può andare bene un messaggio del genere. Usciti, vediamo che appunto il commit è stato creato. Se riutilizziamo git status, vediamo che git dice che l'albero di lavoro è pulito, comunque la repository è pulita, il progetto è pulito. E con git log possiamo andare a vedere il commit con il suo hash, con il suo autore, che sono io, data e commento. Ora possiamo andare a fare delle ulteriori modifiche. Questo per vedere come evolve la catena di commit. Quindi ritorniamo qui. Non lo so, aggiungiamo arch linux kernel configuration. Ok. Se utilizziamo git status, vediamo che appunto ci sono delle modifiche non committate che abbiamo fatto al file. Possiamo andare ad aggiungere queste modifiche alla staging area e ricommittarle. Git commit add description. E facciamo un altro giusto per vedere un log un pochino più lungo. Molto veloce. Git commit
Done. Facciamo così. Se ora ritorniamo su git log, vediamo, abbiamo tre commit. In questo, ok, quindi abbiamo creato una catena di commit che appunto ognuno con il proprio hash, con i propri metadati. Volendo poi fare un rollback a uno stato precedente della repository, vediamo come utilizzare git reset. Tipo, vogliamo tornare allo stato di prima, quello add description. Possiamo fare git log, chiaramente per vedere l'hash del commit, copiarlo, e poi git reset e l'hash del commit. Qua vi dice appunto che ora nel repository ci sono delle modifiche che sono state fatte al file, ma che non sono in staging area. Se vediamo con git status avremo un output analogo. Questo di fatto cos'è andato a fare? È andato a prendere la modifica di le modifiche che abbiamo fatto. Nell'ultima abbiamo aggiunto soltanto la riga finale, echo done, e in questo caso è andato a salvare tutti i commit fino ad add description, e ora done viene visto come una modifica che abbiamo fatto al file. Questa può essere ricommittata, non lo so, git, possiamo riaggiungere questa modifica, ops, git add, git commit, add done, e appunto con git log abbiamo di nuovo le nostre modifiche come erano prima. Ora, nel caso volessimo utilizzare git reset meno hard, di fatto quello che va a fare è cancellare qualsiasi modifica fatta ai file, anche non committata, però non andrà a toccare i file non tracciati. Se noi adesso creiamo un file, esempio, con git status vediamo che git non ne sta tenendo traccia. E possiamo anche andare a fare una modifica di nuovo al file che non tracciamo. Quindi, git status, abbiamo una modifica non committata e il file che non è tracciato. Se ora facciamo git reset, anzi prima, git log per recuperare l'hash del commit di prima, in questo caso, ma può essere anche qualsiasi altro commit, vedremo che facendo git reset meno hard e l'hash del commit, verrà rollbackato lo stato della repo, e adesso il contenuto del file è questo, ovvero senza l'eco finale. Non c'è in nessun'altra parte della repo la modifica che avevamo fatto, questo perché è stata cancellata utilizzando meno hard. Di fatto è utile quando, magari non lo so, non sta funzionando qualcosa, comunque bisogna pulire l'albero di lavoro, e quindi si utilizza questo comando per pulire. Però chiaramente va usato con parsimonia, perché può cancellare anche delle modifiche importanti. Sì. 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 Cioè nel momento in cui qualunque modifica faccio meno hard, viene tutto. Sì. Di fatto vai a eliminare delle modifiche. Può essere, cioè è utile se hai per progetto, ma non, oddio, in realtà magari comunque hai una parte di progetto, non lo so, non so bene. Per cui magari non ti servono quelle modifiche che stai facendo, magari non lo so, ti accorgi che una soluzione che stai implementando non funziona, e allora fai un rollback con meno hard e cancelli tutto.
Però chiaro, ci sono altri scopi per cui potrebbe essere utile. Chiaramente questa è un po' un'opzione un po' drastica. Ecco. Quindi puoi specificare cosa eliminare? No, git reset meno meno hard o comunque anche reset va a riportare la repository a uno stato che gli definisci te. E la differenza con reset normale è che nonostante ti riporti allo stato che gli hai detto, non cancella le modifiche dei file. Quindi se vai a riaprire il file... No, però invece così. Meno meno hard rischio solo... Cioè, non mi viene modificato. Ovviamente... Dico. sì, sì, dico. È utile in alcuni casi, in molti altri è più preferibile utilizzare git reset normale. Comunque è un'opzione, si può usare, chiaro, è un po' pericoloso se non sapete cosa state andando a fare, comunque. Ok, quindi, continuiamo adesso con... Sta cadendo di nuovo? No? Ok. Continuiamo adesso con... parlando della history, perché finora abbiamo trattato una history lineare. Di fatto, appunto, una retta, comunque, in cui una catena in cui ogni commit si va, eccetera. E possiamo introdurre i branch, ovvero la creazione di una versione alternativa della history della repository a partire da un commit. Di fatto, appunto, permette di lavorare in parallelo su due copie diverse della repository. E si può anche visualizzare come una sorta di timeline alternative. In una succede una cosa, in un'altra succede un'altra, magari a partire da un evento comune ci sono delle divergenze, comunque proseguono parallele. E i branch sono molto utili per diversi motivi. Innanzitutto, se vogliamo preservare uno stato di funzionamento della repository, pensate all'esempio che ho fatto all'inizio, di voler preservare appunto uno stato di funzionamento, allora utilizziamo dei branch per tenere, non lo so, un branch principale sempre stabile, magari compila sempre senza errori, comunque codice testato e ritestato, e poi magari un altro branch, potremmo chiamare development, su cui facciamo delle modifiche sperimentali, eccetera, per poter appunto rompere cose senza preoccuparsi di avere uno stato stabile del software. Questo è anche utile per evitare di andare a interferire con il lavoro di altri. E in ogni momento è possibile decidere, va bene, ho finito di lavorare con questo branch, con questa specifica feature, con un bug fix, e andiamo a fare un merge, ovvero riunire i due branch, di fatto andare a far convergere in un commit questi due branch. I merge, appunto, si fanno quando è stata introdotta una nuova feature, o è stato fixato un bug, o... è stato fatto refactoring del codice, non lo so, qualsiasi altro tipo di modifica. E appunto andiamo a mergiare, includere queste modifiche in un branch principale, magari. Come ipotizzavo, un branch principale dove vogliamo che sia stabile il codice. Quindi, dal punto di vista dei comandi, creiamo un branch. Come lo creiamo? Con git branch. Git branch con il nome del branch che vogliamo creare. Senza ulteriori argomenti, git branch darà una lista di tutti i branch che sono stati creati. Nel nostro caso, di default, vedremo master, che è il branch di default, o comunque c'è cioè il branch che il nome del branch che git dà di default.
E poi c'è un example branch che abbiamo creato, supponiamo, che abbiamo appena creato con git branch. Per poter dire a git di lavorare su un branch, dobbiamo dirgli dove devi andare ad aggiungere i commit nella catena. Se vi ricordate l'immagine di prima, appunto, come una catena, noi dobbiamo dire a git dove aggiungere il prossimo commit della catena. E questo lo facciamo con git switch. Git switch è il nome del branch su cui vogliamo committare. Piccola nota, se vi servono fare operazioni sui branch, magari vi capiterà di vedere in giro su internet git checkout. Si può fare uguale con git checkout, ma è generalmente considerato deprecato. Comunque git checkout ha così tante feature che non è consigliato da usare. Comunque hanno appunto creato questo comando ex novo appunto per cercare di togliere un po' di scopi a git checkout, che fa veramente tante cose. Quindi generalmente vi consiglierei di utilizzare questo comando qui. Quindi facendo lo switch, noi andiamo a dire a git appunto di lavorare su un particolare branch con degli stati dei file potenzialmente diversi. Quindi git switch andrà a aggiornare i file nella repository allo stato in cui sono sul branch su cui vogliamo iniziare a committare, e poi appunto possiamo iniziare a lavorare. Questo procedimento però fallisce se ci sono delle modifiche non committate, perché git non sa cosa farne. Quindi, perlomeno, visto che oggi non andremo a vedere metodi alternativi su come gestire i commit, cioè tutte le modifiche non committate, ricordatevi di committarle prima di andare a switchare il branch. Poi, per i merge, prima di tutto dobbiamo andare a metterci nel branch su cui vogliamo integrare le modifiche. Poi possiamo procedere con git merge, a cui bisogna specificare il branch di cui si vogliono integrare le modifiche. Per ora, direi molto semplice, non credo di... Però c'è un però. Allora, di fatto, git com'è che fa i merge? Se le modifiche non intaccano delle stesse parti di codice, quindi sono modifiche in parti diverse, file diversi, comunque anche lo stesso file, ma in punti diversi, allora git farà del suo meglio per unire automaticamente i due branch, senza chiederti conto di... senza chiederti di agire. Se però andiamo a modificare le stesse parti di codice, magari, può capitare che git ci chieda di intervenire e ci chiede di risolvere appunto delle parti di codice, di integrare insieme delle parti di codice che vanno in conflitto, di fatto che sono state modificate nei due branch separatamente. Chiaramente con git status possiamo andare a individuare quei file che sono stati modificati per vedere dove siano i conflitti, e dentro i file vedrete una cosa del genere. Prima di tutto, se appunto provate a fare un merge e vi ritrovate con un conflitto da risolvere, git ve lo dirà subito, ci sono dei conflitti, nel nostro caso, un file di esempio, myfile. Quindi se andiamo a guardare in quel file, troveremo una struttura del genere, in cui questa parte qui, dove c'è scritto sopra head, indica lo stato in cui siamo adesso, cioè lo stato del branch in cui siamo, e quello sotto con scritto my branch, comunque il branch in cui sarete, indica lo stato di quella stessa parte di codice nel branch di cui vogliamo integrare le modifiche. Per risolvere il conflitto dobbiamo innanzitutto andare a cambiare appunto quelle righe di codice, andare a modificarle come dovrebbero essere effettivamente committate alla fine, come dovrebbero risultare
alla fine del branch, alla fine del merge, scusate. Poi aggiungere le modifiche alla staging area, normalmente come abbiamo fatto per altre modifiche, andare a ripetere la stessa cosa per tutti i file con dei conflitti e poi committare normalmente. Quindi c'è una pagina, se volete, se siete interessati, sulle slide, che vi spiega un pochino più in dettaglio come gestire dei conflitti. Ora vediamo come può capitare, come possono capitare entrambe le situazioni, ovvero come, in che situazioni ci sarà un merge automatico e uno in cui bisognerà risolvere dei conflitti. Come al solito, qua cambiamo, sì. Vediamo due. Abbiamo qui un file molto semplice. Se guardiamo la log, possiamo immaginarci una history molto complicata. E noi vogliamo andare a introdurre appunto una modifica a quel file. Possiamo farlo sempre sul branch master, come abbiamo fatto prima, ma possiamo anche andare a creare un branch. Vogliamo, per esempio, aggiungere un, non lo so, uno stato che ti dica, ok, questo elettrodomestico è attaccato o no. Non lo so, un microonde. Quindi creiamo un branch, git branch microwave. Se facciamo git branch senza argomenti, vediamo appunto che master è il branch in cui siamo. Possiamo andare quindi a switchare a microwave. Iniziare a fare qui le nostre modifiche. Entriamo nel nostro file, facciamo la nostra modifica, non so, microwave is unplugged. Poi, non so, ritorniamo una roba a caso. E, ok, quindi committiamolo come prima normalmente, git. Add la modifica che abbiamo appena fatto, git commit add microwave status. Quindi, se ora facciamo git log, vediamo appunto, abbiamo una history di questo tipo, abbiamo fatto la nostra modifica. Se ritorniamo sul branch master, controllando la history, vedremo che appunto quel commit non c'è perché è sull'altro branch. Ora lo vogliamo integrare nel branch principale. Git merge microwave. E ora se rifacciamo git log, vediamo che innanzitutto sul branch master abbiamo quel commit che abbiamo fatto prima. E se andiamo a controllare i contenuti del file, vediamo che appunto è come lo avevamo lasciato nell'altro branch. Quindi git lo ha mergiato automaticamente e noi non abbiamo dovuto, non c'è stato bisogno di intervenire. Nel caso in cui andiamo a cambiare una stessa funzione, appunto, può capitare un conflitto. Vediamo, per esempio, abbiamo la funzione che ci dice dello stato del termostato che ci ritorna sempre 29 gradi per qualche strano motivo con il freddo che fa. Quindi possiamo andare possiamo andare a fare un altro branch per lavorare separatamente su questo problema, tipo thermostat, non so scrivere, git switch thermostat, e ora andiamo a fare la nostra modifica, tipo, non lo so, ritorniamo 20 gradi, salve, ok, e ritorniamo a 20 gradi. Git add, git commit, fix thermostat temperature. Ok, quindi git log, come prima, abbiamo fatto il nostro commit. Possiamo tornare sul branch principale. Mettiamo che facciamo anche dal branch principale una modifica.
Questo potrebbe essere, non lo so, un non lo so, magari è arrivato un aggiornamento software, cool firmware. Non so scrivere. Update. E ritorniamo anche, non lo so, una temperatura diversa. Poi la committiamo. Fix thermostat. E anche in questo caso abbiamo un commit che intacca la stessa parte di codice su un branch diverso però. E se ora facciamo git merge con thermostat, vedremo appunto che c'è un conflitto. Se riapriamo il file, vediamo che git appunto ci ha detto che questo, dove c'è scritto head, è lo stato in cui eravamo prima, e questo qua, dove c'è scritto thermostat, che è l'altro branch, è lo stato in cui era l'altro branch. Qua possiamo andare a sistemare la funzione per come dovrebbe essere, dobbiamo andare appunto a integrare manualmente questi due branch. In questo caso posso dire, non lo so, che voglio tenere l'aggiornamento software e tenere la temperatura, tenere la temperatura a 20 gradi. Git status, appunto una modifica, merge path, ti dirà che su quel file c'è stato un conflitto. Possiamo aggiungere questa modifica normalmente e committarla. E in questo caso Git ci darà automaticamente un nome predefinito per come è stato gestito il merge. In questo caso possiamo accettare questo nome. Se vediamo git log, abbiamo appunto il nostro merge come ultimo commit, un po' in alto, no, mi sa che non si vede. Non si vede, perfetto. Che idea del cavolo. Si vede un pochino. Eccolo. Questo qua in alto, merge branch thermostat. E se andiamo a ricontrollare i contenuti del file, appunto è come l'avevamo lasciato prima di committarlo, con l'aggiornamento software a temperatura 20 gradi. Devo rizoomare. Buonanotte. Aspetta. Così? Qua. Ok. Quindi questo per ora è quello che ci serve sapere su come gestire i conflitti. Vediamo se ce la facciamo, ok. Quindi passiamo ora all'ultimo argomento della giornata, ovvero le repository remote. Cos'è una repository remota, o abbreviata remote? È una repository che si trova su un'altra macchina. Potrebbe essere tranquillo, non lo so, un servizio di hosting come GitLab, per esempio. Git ci dà la possibilità di utilizzare degli strumenti per andare a sincronizzare la nostra repository con appunto dei servizi di hosting, comunque con altri, delle remote. Per esempio, come ho accennato, esempi di hosting sono GitLab e GitHub, che danno la possibilità di hostare delle repository, e si può avere anche una topologia del genere in cui sì, si utilizza Git di fatto come una sorta di servizio centralizzato che fa riferimento a GitLab per integrare tutte le modifiche, ma si può anche creare, non lo so, un mirror su GitHub se decidiamo di farlo. Questo è per esempio uno dei vantaggi che ti dà un sistema distribuito. Quindi vogliamo andare a dire a Git dove si trova una repository remota che abbiamo, che perlomeno per oggi andremo ad assumere già creata, con un link appunto, con un URL. Questo si fa con git remote ed il sottocomando add in questo caso, in cui andiamo a dare prima un nome simbolico alla remote, generalmente, visto che se ne possono mettere di più per una repository di remote, generalmente se ce n'è solo una, o comunque quella principale, viene chiamata origin. È più una convenzione, ma potete chiamarla letteralmente come vi pare. E successivamente
l'URL alla repository. Come facendo un esempio appunto così, e come con git branch senza argomenti ci ritorna i nomi di tutte le remote che abbiamo aggiunto. Quindi, ora com'è che sincronizziamo la repository con la remote? Utilizziamo principalmente questi due comandi, git pull e git push. Quindi supponiamo appunto la nostra repository esiste già, l'abbiamo già caricata, vogliamo andare a integrare le modifiche che sono online sulla nostra copia locale della repository. Quindi utilizziamo git pull per andare a ottenere questi cambiamenti e andarli a integrare nella nostra copia locale della repository. Otterremo un output di questo genere. Questo comando appunto va a scaricare i commit che sono stati fatti da magari altre persone che sono stati caricati sulla repository, e poi li va a scaricare, li va a unire alla history locale. Ci potrebbero essere dei conflitti, comunque, e anche in quel caso richiederebbe di intervenire, come abbiamo visto prima, sulla risoluzione dei conflitti. E di default, senza alcun tipo di argomento, Git andrà a pullare dalla origin remote, cioè dalla remote origin, appunto, sì. Poi, volendo decidere di andare a caricare delle modifiche che abbiamo fatto, possiamo invece utilizzare git push. Push che va ad uploadare, a caricare delle modifiche su un server remoto. In questo caso, sintassi pressoché uguale, git push, nome della remote e branch su cui si vuole pushare. Quindi questo comando andrà, sì? Sì. No, allora, cioè sì, si possono avere dei conflitti quando si fa pull. Per farla semplice, può capitare, non lo so, io sto committando sul progetto, magari la repository, sulla repository remota è stata pushata un'altra serie di commit fatta da qualcun altro che di per sé non si unirebbe alla mia history locale. E quindi in quel caso ci sarebbe un conflitto che va gestito. No, scusa, non riesco a sentire. Sì? Beh, allora dipende, perché se due persone vanno a lavorare sempre sulla stessa parte di codice, entrambe fanno push e comunque fa conflitto. Questo in realtà è più un conflitto mentre si carica, che vedremo adesso. Non verranno gestiti per niente dai remote. Questo appunto perché buona norma risolvere qualsiasi tipo di conflitto tra le diverse versioni della repository in locale e poi pushare su un server da cui poi tutti vanno ad attingere. Questo è un esempio appunto di come utilizzare git push. Va a scaricare. Sì? Sì. Sì. L'auto-merge funziona sul confronto numero di riga e numero di riga? Oppure è più complesso? È un pochino più complesso. Praticamente controlla lo stato dei file alla fine di un branch, alla fine dell'altro e dal punto da cui sono partiti. E in realtà è un pochino più complicato di così. Però se si lavora la stessa parte di codice, finché le modifiche, se le modifiche vanno a intaccare proprio quella stessa parte di codice, farà conflitto sicuro. Sì, si può fare così. E poi si vanno appunto a integrare le modifiche con un merge. In realtà ci sono appunto per questi casi un pochino più particolari. Nella prossima giornata vedremo degli strumenti un pochino più adatti del semplice merge, che sono
decisamente più utili in casi come questi, in cui più persone vanno a lavorare su, su una stessa parte di codice. Comunque per oggi vediamo questo, cose un pochino più semplici. Come accennavo prima, se ci sono dei conflitti al momento del push, la remote rifiuterà i commit che stiamo caricando e ci toccherà pullare lo stato dalla remote e andare a risolvere i conflitti localmente. Infine, vediamo un ultimo comando per vedere come andare a clonare delle repo che già esistono. Infatti abbiamo parlato del fatto che ognuno può lavorare su una propria copia indipendente della repository. Con questo comando, appunto, possiamo finalizzare appunto il fatto di prendere lo stato magari di GitLab, che prendiamo come riferimento, andare a copiarlo e lavorare sulla nostra copia. Comando che utilizziamo è git clone, nome della URL della repository, e poi un eventuale nome da dare alla cartella che conterrà tutto il progetto. Se vogliamo mettere proprio in pratica quello che abbiamo utilizzato prima, si può anche fare questo, ovvero creare una nuova cartella, inizializzare una repository, andare ad aggiungere come remote la repository che vogliamo scaricare e poi andare a fare il pull. Chiaramente questo è più come curiosità. Al lato pratico si usa git clone, che appunto è molto più pratico, molto più veloce. Vediamo rapidamente come utilizzare questi comandi. Allora, riprendendo l'esempio di prima, vogliamo andare a pushare queste modifiche. Quindi, per prima cosa, andiamo a dire git dove andare a pushare queste modifiche. Git remote add origin e poi l'URL della repository. Poi possiamo andare a fare un git push origin master per andare a caricare queste modifiche del branch master sul branch master della remote. Mi chiederà sicuramente un qualche tipo di autenticazione, non vedremo oggi come impostarlo, però fate finta che sia già tutto configurato, quindi in questo caso abbiamo pushato e quindi i nostri commit sono adesso sulla remote. Ora che abbiamo i commit in questa remote, possiamo decidere di andare a clonare questa repository. Facciamo finta di essere con un altro computer, magari, e di voler comunque lavorare su quello stesso progetto. Possiamo fare git clone, lo stesso URL della repository, e andare a clonare, appunto. E se andiamo qua dentro, che è chiamato remote demo, abbiamo la stessa history di prima con lo stesso file di prima. Quindi, velocemente per vedere infine come funziona git pull, andiamo a fare una modifica veloce di nuovo qua, andiamo, non lo so, un commento, comment, andiamo a committarlo come abbiamo fatto finora. Non so scrivere, come al solito, un comment. Poi possiamo andare a pushare questo commit sulla remote. E ora possiamo dire che ok, siamo tornati a casa, siamo di nuovo con l'altro computer, vogliamo andare a scaricare queste modifiche che abbiamo fatto. Torniamo sulla cartella di prima, git pull. Buonanotte, origin master. Password. E appunto verrà integrata la modifica che abbiamo fatto prima con il commento. Se andiamo a vedere lo stato corrente del file, appunto c'è di nuovo il nostro commento. Giusto un'ultima cosa prima di lasciarvi.
Se avete bisogno di qualche tipo di reference o di aiuto, potete utilizzare questa sintassi qui, git, nome del comando, trattino h, per ottenere un piccolo TLDR di delle opzioni principali, oppure meno meno help per ottenere una pagina di manuale che per chi magari ha già avuto a che fare con sistemi Linux o Unix è equivalente di fare man git trattino comando di cui vogliamo ottenere l'aiuto. Queste stesse pagine di manuale sono disponibili sul sito ufficiale di Git, anche qui linkato nelle slide, e potete trovare online il libro Pro Git, che è appunto molto più dettagliato per le spiegazioni, è più qualcosa per chi vuole andare ad approfondire come funziona effettivamente Git, come sono implementate varie cose, è molto più in dettaglio ed è anche contiene cose al di fuori dello scopo di questo corso. E poi c'è comunque la documentazione ufficiale che contiene spiegazioni più in dettaglio. Grazie per l'ascolto, se avete domande fatemi venire la cattedra.